Ok, siamo in compagnia di Paolo Barbieri, è illustratore. Volevo farle al volo qualche domanda sulle fiere. Cosa ne pensa delle fiere? Come si rapporta con i fan, e gli ammiratori e le fiere in sé? Beh, le fiere direi che sono un ottimo motivo per tirarmi fuori da casa, visto che un disegnatore in genere è un po' un topo d'appartamento. Per forza di cose, per fare tanto lavoro come può essere un libro illustrato o un fumetto per i fumettisti, occorre tanto tempo, e in quel tempo si lavora proprio in casa. Poi la possibilità di venire a presentare il proprio lavoro sia a libro singolo o in totale a fiere come questa, ovviamente consentono di capire il riscontro e anche di incontrare i fan e prendere anche un po' d'aria, che non guasta mai. Lei come si è avvicinato al mondo del disegno, dell'illustrazione? Io mi sono avvicinato da bambino, quando già all'asilo disegnavo le cose che fanno tutti i bambini, presumo che le maestre insegnano, quindi gli animaletti, gli orsacchiotti. Poi in televisione è arrivato un certo Goldrake e lì ho perso completamente la testa. Poi tra l'altro qui ho avuto il piacere di conoscere sia Vince Tempera che Luigi Albertelli, che sono gli autori, fra l'altro, delle sigle di Ufrobo, di Goldrake. E quindi da quel momento io ho iniziato a introdurmi, a cadere completamente nel mondo della fantascienza, che mi ha aperto le porte anche del fantastico. E ho iniziato anche, forse la cosa più importante di quello che è stato il mio esercizio privato nel disegnare sempre, cioè quello di cercare di inventare e non solo più di copiare quello che vedevo. Tante volte nei cartoni animati non c'erano magari dei robot che mi piacevano appieno, allora ne facevo io, li inventavo, cercavo di migliorarli. Facevo dei robot trasformabili e poi nella mia testa mi immaginavo il film di quelle macchine che si agganciavano. E insomma lì è partito tutto. Dopo, con i film, parliamo di Guerre Stellari, Indiana Jones, Storia Infinita, Labyrinth, anche i film degli anni 50 con gli effetti speciali di Ray Harryhausen, insomma tutti, e specialmente quei film e quelle pellicole in cui veniva presentato comunque un mondo fantastico, con creature strane, con mostri e tanta avventura. E poi ho visto che si è avvicinato alla mitologia, sia greca, latina, che le fiabe. Come mai tutto questo mondo più favoleggiante? Ma perché io da tanti anni faccio fantasy. Ho iniziato facendo copertine, diciamo, normali, libri d'avventura, poi sono passato anche a degli Urania. Poi avevo lavorato anche a un cartone animato, le scenografie a Ida degli Alberi, parliamo del 2001, e poi dal 2002-2003 circa ho iniziato a fare tanto fantasy, e lì è stata, come dire, la trappola che mi si è aperta sotto, che mi ha fatto cadere in questa bolgia infernale dei draghi, eccetera eccetera, fino a che quando ho avuto la possibilità di fare dei libri miei, dove sulla copertina c'era solo il mio nome, ho, come dire, voluto scegliere quelle mitologie che da bambino mi appassionavano. Prima ho nominato Ray Harryhausen non a caso, perché tanti di quei film erano una traduzione di quello che succedeva nella mitologia greca. Dopo Favore degli Dèi, che mi ha appassionato come possibilità di rivisitare una storia fantasy molto antica, ho pensato perché non poi illustrare tante altre storie fantasy definite ormai dei grandi classici, quindi Dante, l'Apocalisse e le stesse fiabe dei vari Andersen, Perrault, Esopo. E così insomma mi sono anch'io appassionato al fantasy non troppo comune, meglio ancora non il classico fantasy con solo i draghi, i guerrieri e quello ambientato esclusivamente nel Medioevo. Mi piace, ecco, molto spaziare verso tutte le direzioni, cercando anche di far diventare un pochino fantastico quello che magari non lo è. Ok,
grazie mille, è stato un onore per me veramente. E spero di rivederci presto allora. Va bene, grazie a voi e un ciao a tutti.